Ricominciamo. Luca, secondo te si potrebbe fare una cosa del tipo prendiamo Milinkovic e Milenkovic? Sarebbe bello, è tipo, come si chiamavano quelli di Alice nel Paese delle Meraviglie? Pinco Panco e Panco Pinco. Sarebbe molto interessante. No, tra l'altro due giocatori che mi piacerebbe avere sul serio all'interno della Juve, perché Milenkovic, secondo me, con l'uscita di Rugani diventa perfetto per sistemare il pacchetto arretrato della Juve, e Milinkovic, se davvero Pogba poi non sta bene, allora serve. Quindi, ma magari, guarda, sarebbe veramente bello. Secondo me, sulla carta, quando la formazione è titolare, tutti sono al 100%, possiamo essere competitivi. Il problema è che non sarà quasi mai così, e non siamo una squadra completa. Sicuramente sulla carta titolare siamo più forti dell'Inter attualmente, ma Inter e Milan, secondo me, sono squadre complete, noi non ancora. Ma poi, sì e no, allora, a me dispiace che poi la gente prenda queste mie parole come maniavantismo o essere paraculo, ma un conto è la carta, un conto è il campo. Sulla carta il Milan, l'ultimo scudetto, non lo doveva vincere. Sulla carta la Juve di Conte, il primo anno, lo scudetto, non lo doveva vincere. Sulla carta l'Inter l'anno scorso, lo scudetto, non lo doveva perdere. Sulla carta la Juventus l'anno prima, lo scudetto, non lo doveva perdere. E forse anche da gennaio, anzi, personalmente anche da gennaio in poi. È ovvio che lì dopo i punti erano... Quindi, la carta, cosa conta? Cioè, sulla carta il PSG deve vincere la Champions tutti gli anni. Il City deve vincere la Champions tutti gli anni. Il Real Madrid oggi non ha ancora comprato nessuno, se non Tchouaméni, penso. L'anno scorso quanti davano il Real Madrid campione d'Europa? La carta è un conto, campo è un altro. Il Milan è riuscito a vincere perché ha incastrato tante cose che noi oggi non abbiamo. L'Inter non è riuscita a vincere perché il Milan è riuscito a superarla sotto un certo punto di vista. Gli 11 giocatori sulla carta, la formazione titolare, i nomi, la storia, conta niente. Cioè, quello che conta è un rettangolo verde d'erba con un pallone, 11 giocatori che giocano contro altri 11, le intuizioni degli allenatori, aver preparato la squadra ad avere certe situazioni durante la partita, sapere cosa fare quando hai la palla, quando non ce l'hai, e dei giocatori forti. Ogni partita è diversa. Se no, tutte le partite sarebbero la stessa partita. Il calcio non è così. Ogni partita è diversa. Ogni allenatore con un determinato giocatore può fare una cosa e un allenatore con un altro può fare un'altra. Cioè, banalmente, ci sono degli allenatori che vedono un giocatore magari che è un terzino e altri che gli fanno fare il centrale di difesa. Non è che uno è più intelligente di quell'altro. Prima facevamo l'esempio di De Jong. Ora Xavi lo vede centrale difensivo. Per me non è un centrale difensivo. Ma chi sono io per dire a Xavi che non sta capendo niente? Poi magari De Jong diventerà il più grande difensore della storia, o magari sarà un gran flop come difensore e da centrale di centrocampo farà delle cose mai viste. Non lo sappiamo. Cioè, sulla carta è un conto, il campo è un'altra. Quindi, non lo so. Io oggi, ma anche per rispetto di quelle che sono state le ultime due annate, parto un po' più con i piedi di piombo. Cioè, è difficile oggi dire la Juve vince lo scudetto. Cioè, lo possiamo dire, non è un problema, possiamo dirlo. La Juventus vince lo scudetto, possiamo dirlo. Ma che valenza ha? Cioè, in base a che cosa? Perché? Cioè, il fatto che ci sia un... come si dice? Un ultimatum. Perché secondo me c'è un vero e proprio ultimatum della società e nella società nel cercare di rivincere quest'anno, perché due anni già sono stati tanti, e quindi se non si vince quest'anno si devono cambiare tante cose dalla dirigenza, allenatori, calciatori, va benissimo, ma questo non assicura poi la vittoria. Cioè, se no tutte le squadre inizio anno dicono oh, c'è un ultimatum, se non vinciamo quest'anno cambiamo tutto. Alla fine vince una squadra. L'anno scorso ha vinto il Milan, l'anno prima ha vinto l'Inter, l'anno prima ancora ha vinto la Juve. L'anno che verrà, io mi auguro che vinca la Juve. Però io oggi faccio fatica a individuare nella Juventus la squadra messa meglio a livello di struttura della rosa e di qualità di espressione in campo. Poi magari lo è, ribadisco, magari lo è. Non abbiamo ancora visto neanche una giornata di Serie A. Su cosa ci stiamo basando? Su cosa? Non vedo un appiglio sensato a questa cosa qua.
Fuori entrambi, dell'Elite e De Jong, certo. Quali sono effettivamente arrivati i nuovi... non lo so se sono arrivati i preparatori atletici che avevano detto prima inizio della nuova stagione. So che si... Cioè, più che preparatori atletici, si parlava di medici veri e propri. Non di preparatori atletici, se ben ricordo. Ma qua non sono la persona giusta per rispondere alla domanda, sono sincero. Sinceramente io aspetto il grande colpo a centrocampo a gennaio, considerando che abbiamo ancora tante seconde linee da prendere. Ma anche qua, io credo che il Pogba... 2 mesi o il Pogba 5 mesi sia la chiave di volta del ragionamento. Cioè, poi a gennaio, ragazzi, a gennaio è difficile fare mercato, soprattutto un grande colpo. Un conto è, sai, c'è l'occasione come è stata Vlahovic, che se no poi era difficile per la Fiorentina gestire, bla bla bla. Ma non è sempre scontato. Cioè, io almeno credo che non ci si debba abituare a una Juventus che ora tutti i mercati di gennaio farà un grande colpo. L'anno scorso l'ha fatto perché il mercato estivo era stato palesemente insufficiente e mancava qualcosa. E c'era stata la possibilità di prendere Vlahovic. Ma non credo che la Juve ora ragioni sul fatto che ci siano 2 sessioni così importanti in cui spendere e fare il colpo grosso. Non credo. Se Pogba starà fuori per 4 mesi, non possiamo avere questo centrocampo, sarebbe quello dell'anno scorso. E questo è il punto. È lo stesso centrocampo l'anno scorso, più Rovella, Fagioli e Miretti aggregati, e magari qualcuno di questi nemmeno rimane. Quindi no, sono d'accordo. Si sa quando torna Pogba dall'infortunio? No, in questo momento no, poi magari quando ricaricheremo questo pezzo di live su YouTube si saprà già. Vedrei Juve Real in live? Bella domanda, ma risposta negativa purtroppo, perché vado al mare in questo fine settimana e quindi non ci riuscirò a vederla in diretta. Conto è quando sono a casa mi sveglio molto volentieri, molto tranquillamente, ma dato che quest'anno non vado in ferie, ma le mie ferie sono ogni tanto il weekend andare al mare, non penso di svegliarmi, anzi forse di rimanere sveglio, non so nemmeno che cosa farò domani sera, però sicuramente me la guarderò poi domenica in spiaggia, me la recupererò in spiaggia e vi farò il post partita, perché Juve Real, se permettete, me la voglio proprio vedere. Per me un ipotetico Milinkovic-Savic a centrocampo sarebbe un sogno, se non a Pogba e Locatelli. Credo che anche se possa essere davvero un centrocampo fenomenale, però ribadisco, cioè, spiegatemi perché il nome di Milinkovic-Savic sta circolando così tanto. Non penso che sia solo perché io ieri ho detto nella mia testa allora io vado a prendere Savic, non può essere solo questo. Ciao. Visto l'altro giorno voci su Raum, che non so bene chi sia. In realtà Raum sta per andare all'Lipsia, se ben ricordo. L'ho visto giocare solo con l'Italia in Nations League. Sicuramente sarebbe meglio di Alexander Priya. Non l'abbiamo mai visto, ma sicuramente sarà meglio di Alexander. Mi fa ridere questa cosa anch'io. Lo dico spesso, però mi fa sempre ridere. Tu cosa ne penseresti di questo terzino per rinforzare? Io non l'ho mai visto giocare Raum, ma da quanto ho capito sta andando all'Lipsia, quindi un nome che possiamo depennare dalla lista. Allora, secondo me il colpo grande a livello economico da 70-80 milioni non ci sarà. No, ma non dico 70-80 milioni, credo anch'io che così tanto non ci sarà. Credo anch'io. A meno di un finanziamento di cessioni tra Rovella, Arturo e Rabiot. SMS o De Jong sono colpi veramente da FIFA. Unico investimento potenziale possibile credo che sia Zaniolo, massimo di 50 milioni. Ma allora, Zaniolo è un discorso a parte, secondo me. Cioè, i nomi... Se dobbiamo parlare di nomi veri, che possono davvero arrivare, caldi, tiepidi, che come volete, sono ad oggi, 29 luglio alle 14.39, ad oggi. Morata, Martial o Timo Werner, uno di questi tre, Zaniolo per un discorso a parte e Paredes. Questi sono i 5 nomi del mercato Juve in questo momento. Io capisco che non scaldino il cuore, in primis a me non scaldano il cuore, però credo che il realismo sia meglio dell'ottimismo. L'ho scritto anche ieri su Twitter, non mi ricordo chi aveva detto, che pessimismo nel dare certe notizie, Romeo. Cioè, io preferisco che un giornalista mi dica che cosa sta succedendo, non una cosa per farmi stare contento, tranquillo, che poi magari non accade. Quindi... in questo momento vi dico, vogliamo basso, secondo me la Juventus la struttura di titolari ce l'ha, bisogna sistemare per cercare di chiudere anche le riserve, che oggi non abbiamo.
già con Di Maria è un'altra squadra. E sono d'accordo che Di Maria aiuta, cioè Di Maria aiuterà tantissimo la Juventus. Però Di Maria non penso che possa prendere il posto di Dybala, Morata, Bernardeschi. Cioè, per quanto forte è uno. Quindi, lì davanti, è con Chiesa che non sappiamo come torna. Cioè, non è che possiamo dire Di Maria, Vlahovic, risolveteci tutti i problemi. Sarebbe deleterio, sarebbe deleterio. So che era solo calcio di luglio, ma chi terresti ora tra Rovella e Fagioli? Ma l'ho detto anche prima, io li terrei tutti e tre. Io in questo momento davvero, cioè dopo anni che ho visto a centrocampo di tutto e di più, da Artura, Ramsey, Rabiot, io oggi li tengo tutti e tre. Li tengo tutti e tre. Chi è più forte viene su. O magari vengono su tutti e tre. Chi lo sa? Magari vengono su tutti e tre. Io oggi difficilmente riesco a dirti a cuor leggero no, di questo non voglio più sentir parlare. Allora delle due ne tengo due in rosa e ne do uno in prestito al massimo. Però se non ci credi in questi ragazzi qua, e sono tutti e tre ragazzi che hanno grosse prospettive e che quando hai visto in campo qualcosa te l'hanno sempre dato, almeno una volta da uscire dalla partita e dire oh però quella cosa in particolare l'ha fatta. Io tante volte, ma dal primo anno di Rabiot, per dire, faccio un esempio banale, dal primo anno di Rabiot, io mi ricordo che facevo i video e dicevo ragazzi a me Rabiot non piace, e la gente mi diceva ma giustamente l'abbiamo visto giocare poche volte, dagli fiducia, dagli tempo perché poi verrà fuori. E ci sta, io solitamente do due anni, dopo due anni tiro una conclusione definitiva, per dire per me Arthur la conclusione definitiva è che non ci può più stare una Juventus a queste condizioni, allora da lui vado su altri giocatori. Bene. Su Rabiot io ho sempre detto, io non cedo niente in Rabiot, cioè non c'è una cosa in particolare che mi fa dire in questo eccelle proprio bravo e quindi ci serve questa caratteristica. Qual è? L'unica che mi viene in mente è la progressione. Anzi, l'unica vera caratteristica di Rabiot importante è che non si fa mai male. E non è poco, questo non è poco, però non credo che la Juventus possa permettersi di tenere un calciatore a 7 milioni all'anno netti, poi va bene con decreto crescita, solo perché non si fa mai male. Rabiot è un giocatore in scadenza. E allora io in questo momento, piuttosto che tenere questi giocatori qua, Rabiot, Arturi, Ramsey, nomi strapagati, tengo Rovella, Fagioli e Miretti, che sono miei. Cioè sono miei, ce li ho lì. Ci provo, almeno. Ciao Luca, grazie mille per la sub. E non ne penso niente di carne secchi. Non ne penso niente, perché non gli ho mai visto fare una parata. Non ho nemmeno idea di che faccia abbia. Non ne penso nulla. So che se ne parla un gran bene, ma io personalmente non ho una posizione, sono un ignavo su carne secchi. Preferisci un investimento per Zaniolo o per Savic? Io personalmente sono pazzo del sergente, ma anche qui dipende, cioè a centrocampo è l'unico reparto in cui abbiamo tantissimi giocatori e Savic ha senso solo se Pogba è fuori 6 mesi, dai 5 ai 6 mesi, se no non ha senso, a meno che tu non mi voglia cedere altri 4-5 giocatori a centrocampo, allora ti dico sì, allora in quel caso sì. Davanti siamo corti, cioè oggi chi ha la Juventus davanti? Qual è il reparto offensivo della Juventus oggi? Vlahovic, Di Maria, se vogliamo considerare Cuadrado contiamolo, Ken, Ake, Sule, perché Chiesa torna a gennaio, e Chiesa ma torna a gennaio, non è un reparto offensivo, è un cantiere aperto, quindi ha molto più senso Zaniolo oggi, se vogliamo, per quelle che sono le necessità della Juventus. Se però basta fuori 6 mesi, allora ti dico Savic. Dici che il Tottenham potrebbe fregarci Zaniolo? Sì, penso proprio di sì. Cioè, fregarci, cioè non è nostro. Zaniolo non è nostro, è della Roma, quindi chi arriva con l'offerta giusta se lo porta a casa. E quindi sì, può essere. Non vedo perché no. Io credo che Savic verrà solo se due tra Zaccaria e McKennie e Rabiot escono. Forse tre. Forse addirittura tre. Miretti forse il meno pronto. Può essere, ma per forza di cose è anche il più piccolino di tutti e tre. Ecco, esatto, delle due, se Miretti non rimane, allora il prestito spero che venga fatto in Serie A, non come Fagioli l'anno scorso in B o come Ranocchi in B, cioè è ora di iniziare a saltare degli step, ma per combattere quella che è un trend, se negli altri campionati i giocatori a 18, 19, massimo 20 anni sono già in prima divisione, e noi non possiamo continuare a mandarli in B, o farli giocare con l'Under 23 in cima, Under 23 in cima, cioè 23 anni in Serie C, Under 23, cioè la Juventus dovrebbe fare un Under 21 al massimo, perché Under 20, cioè 20, quando hai 23 anni giochi in C,
sono poche le storie di un calciatore che poi arriva più là. Per dire, Gatti è una bellissima realtà, però quante ce ne sono di Gatti? Uno, due, tre, in quanti anni? Non lo so, non ne ho idea. Juventus Savic è stato scritto al Messaggero, che è un giornale di Roma. Forse un fondo di verità potrebbe esserci, ma no, ma probabilmente il Messaggero ha visto il mio video di ieri e l'ha preso come notizia. Sarebbe bellissimo una roba del genere. Con tutto ciò che sta succedendo, per me Zaniolo deve essere l'ultimo dei problemi. Mi concentrerei più che altro su altro piuttosto che dare priorità a Zaniolo. E invece per me ci sta averlo come priorità. Lo schema che ho usato per Firmino e Werner sarebbe molto interessante usarlo per Milinkovic. Allora, non ho fatto esattamente la stessa cosa, ma su Savic avevo fatto un altro tipo di video che è molto simile ed è già sul canale, vi invito ad andarlo a recuperare. Secondo te, contro il Real Madrid avranno la valutazione definitiva Fagioli e Rovella, se mandarli o tenerli? No. Credo che la Juve questa cosa la deciderà davvero all'ultimo. Cioè, banalmente, io oggi li tengo tutti, questi. Cioè, la mia idea, come vi dicevo, è tenerli tutti. Allora, delle due, aspetto del tempo e vedo se arrivano davvero offerte concrete per i vari Arthur, Rabiot e robe del genere, e poi li conto a centrocampo quanti sono. E nel frattempo aspetto anche il comunicato per Pogba, no? Quindi io ci andrei molto con calma, sicuramente. Cioè, non credo che possano essere tre amichevoli a determinare il loro futuro, quanto più gli allenamenti. Cioè, se non sono dei matti, la valutazione non la fanno su tre partite, la fanno sugli allenamenti, la fanno sui dati fisici, la fanno anche sui comportamenti, la fanno su tante cose. Fare delle valutazioni su tre amichevoli mi sembra dilettantistico. Pogba, Zaccaria, Milinkovic, Savic, McKennie, Fagioli, Miretti, Rovella sarebbe un centrocampo completo. Pogba, Zaccaria, Savic, McKennie, Fagioli, Miretti, Rovella, però sono tanti. Cioè, storicamente non ricordo la Juve che si presenta con sette centrocampisti in rosa. Poi magari, ripeto, tenendoli tutti e tre ci potrebbe stare questo ragionamento, assolutamente. Per te Locatelli, Rovella, Zaccaria devono essere i titolari, mentre Miretti in prestito come Arthur. Ma questo ci può stare, ognuno c'ha la sua posizione, non è un problema. Io invece Rovella l'ho visto giocare solo in orizzontale, poi boh. Beh, qualche volta in verticale l'ho visto andare, in realtà, col Barcellona. Più che altro mi ha stupito un calciatore che ha giocato in una dimensione come quella del Genoa, cioè una squadra di Serie A che doveva salvarsi e che poi non è riuscita a fare 90 minuti, certo, a luglio contro un Barcellona, certo, rimaneggiato, però 90 minuti da regista nella Juventus è una cosa da tenere in considerazione. Pogba, Zaccaria, Milinkovic, Savic, McKennie. Ragazzi, non scrivetemene, dai, veramente, non scrivetemene mille volte, sennò come facciamo? Occhio a Muriel, starò attentissimo, che adesso è ancora più sul mercato, visto l'acquisto di Lookman e la vicinanza di Pinamonti, prezzo da 10-15 milioni, conosce il campionato, gran panchinaro, Sport Mindset parla di un nuovo forte interessamento. Ma Muriel è uno di quei nomi, ragazzi, io ce l'ho ancora lì, quando avevo fatto un reel una volta su come completare il reparto. È un nome sempre interessante Muriel, però allora vi dico, se davvero c'è la possibilità di prendere Timo Werner, non ci penso su due volte, cioè prendo Timo Werner, è ovvio che lo stipendio è un po' più elevato, però insomma Muriel non lo so, è sempre quel giocatore che te lo prendo veramente a condizioni irripetibili, se no fa poi lo stesso. Raga, io non mi sento sicuro neanche con i difensori centrali, ma te lo dico spesso io Ale, non mi fido soprattutto dal punto di vista fisico di Bonucci. Se lei è fuori c'è Gatti, ma non mi sembra ancora tutto affidabile. Ma ti dico, Gatti in queste prime partite non mi è sembrato male. Mi ha convinto più del dovuto, ma ribadisco, non puoi farti l'idea sulle amichevoli. Però su Bonucci sì, sono d'accordo, è un giocatore che oggi non ti può dare tante garanzie. È vero. Ho letto che si parla di Muriel come vice Vlahovic, la valutazione è 12-15, è il giocatore giusto per lui secondo te? Ho risposto poco tempo fa, però pochi istanti fa. Tu saresti un po' perplesso per le caratteristiche fisiche del calciatore, perché conoscendo Allegri penso che un giocatore come Arnautovic sia più funzionale al gioco della Juve. Muriel è sicuramente la riserva perfetta, però io il nome di Muriel lo avrei ritenuto eventualmente 3-4 anni fa come nome da prendere in considerazione. Oggi lo vedo un po' più un sacco di emoticon che dovranno essere rifatte. Figo come Delete, ok, quindi il gruppo Telegram che va rimesso a posto. Udogi, Savic e Zaniolo o Muriel. Qua siamo a dei livelli alti, magari pure. Sono il primo
a dirti di sì, ma non credo. Quindicesimo mese per Stecca, 15 come Federico Gatti, dice giustamente, nuovo Barzagli. Grazie Stecca per la sub. Luca, sai perché sul sito dell'Adidas non si può personare la maglietta away dell'anno scorso? Non ne ho la più pallida idea. Ciao Matt, io sto molto bene, spero anche tu. Tra l'altro Chiesa inizio stagione non c'è, quindi un esterno bisogna trovarlo. Allora, adesso vi racconto questa perché mi fa ridere, dato che siamo quasi in chiusura. Nel video che ho fatto di Werner, ho preso in considerazione alcuni commenti che c'erano stati nel video di Firmino, dove metto la Juventus in posizione 4-3-1-2, Firmino, Vlahovic e Di Maria trequartista. E un sacco di persone mi hanno scritto, sì, ma Chiesa dov'è? E allora, quando ho fatto la grafica con Di Maria a destra, Vlahovic in mezzo e Werner alla sinistra, ho detto sì però Chiesa non lo metto perché rientra a gennaio. Quante persone mi hanno comunque scritto nei commenti e Chiesa dove lo metti. Gente che cazzo, ci sono delle slide in cui ti riporto, ti parlo e ti metto a schermo quanto guadagna Werner. Sì, ma Werner quanto guadagna? Ci sono delle slide con la valutazione, il prezzo, ti spiego anche il perché del prezzo. Sì, ma il cartellino di Werner quanto sarà? Cazzo, la gente non gli ascolta i video. La gente deve parlare. La gente parla. Cazzo, questo è un nervoso, non potete capire il nervoso che mi viene certe volte. Video in cui ci sono già le risposte a tutte le domande, bisogna muovere l'editina e scrivere il commento ben prima. È che poi dopo ti dicono, guarda, scusa, l'ho scritto prima, poi ho sentito che no, ti fanno passare te per il deficiente che le cose non le sa. Quindi tu dici una cosa alle persone, loro ti rispondono dicendo con una domanda e poi ti dicono che tu non le sai. Cioè, veramente, no. Questa, veramente, siamo... Vabbè. Scusate il piccolo sfogo ogni tanto, le cose che succedono sul web, mi piace dirvele. Luca, secondo te ora la Juve a che livello è? Domanda difficile. Voglio risponderti a questa domanda il 14 d'agosto, il giorno prima di Juve Sassuolo, perché voglio sperare che non sia questa la lista convocati della Juventus per quella partita. La Juve per stare in lotta a scudetto deve partire bene in campionato. Per stare in lotta a scudetto deve continuare la scia, assolutamente. Farà un video anche su Marziale e Muriel, visto le notizie di questi giorni, mi piacerebbe molto avere un'analisi come per Firmino e Werner per questi due profili. Grande Luca, continua così. Allora, bella domanda questa. Su Marziale no, perché abbiamo già fatto il video a gennaio, avevamo visto qua su Twitch le clip in live, avevamo fatto l'analisi, poi l'abbiamo trasformata in un video di YouTube, quindi quello c'è già, ti invito ad andarlo a recuperare. Muriel mi sembra abbastanza inutile, nel senso, lo conosciamo già, anche Morata è un nome, no? Però mi sembra anche stupido farvi un video su Morata per spiegarvi chi è Morata. Cioè, Muriel e Morata li conosciamo, quindi quei video secondo me sono interessanti per profili che vengono dall'estero o comunque giocatori che i più non hanno mai visto così tanto giocare, ma anche per me, per esercizio, per stimolarmi la curiosità e capire chi si sta trattando. Quindi non credo che ci saranno video su Marziale e Muriel. Magari su Paredes, sì, che abbiamo visto giocare un po' in Italia, ma che poi da un po' che gioca fuori. So che in questo momento è fuori contesto, io personalmente come acquisto avrei gradito molto Kostic, costo molto basso, utile anche come sostituto e quindi turnover, se non erro può giocare a terzino sinistro all'evenienza e quindi magari fare un quadrato 2.0, poi la tua opinione, felice di sbagliarti. No, ma è un'opinione che ci sta, poi magari arriverà davvero negli ultimi giorni di mercato, non lo so, magari lo ritengono la classica occasione di fine mercato, può anche essere un giocatore di 30 anni, non stiamo parlando di una priorità immagino per la Juve. Quale credibilità abbiamo? Non lo so. Ma perché la Juve non si prende Teo Hernandez, Neymar, Mbappé e vice Vlahovic? Non lo so. Tanto spenderebbe al massimo 300 milioni più l'ingaggio, niente di che. Ma infatti, ma spendiamolo sto miliardo, cioè, boh, non lo so. Questi poveretti. Tua percentuale Savic, ma vabbè. Me è servita su un piatto d'argento. 1%. 1%. Perché non penso che sia un nome. Luca, cosa ne pensi di tante chiacchiere e dichiarazioni fatte da De Ligt anche negli ultimi giorni? Ma per me De Ligt può dire quello che gli pare, cioè non c'è problema, assolutamente non c'è problema. Non mi piace semplicemente che tutti i giorni ne parli, cioè io credo che sia naturale parlare della tua ex squadra quando fai un trasferimento, è normalissimo, assolutamente.
Però poi se è 10 giorni che sei andato al Bayern, è 10 giorni che tutti i giorni parli della Juve, è vero che glielo chiederanno e quindi lui risponderà, però è vero che magari non è nemmeno la volontà di De Ligt di mettere in giro sta roba, però poi diventa anche un po' stancante. Ma poi può dire quello che gli pare, cioè non è un problema. È ovvio che se adesso tutti i giorni parla della Juventus e i giornali tedeschi vogliono fare degli articoli sulla Juventus tutti i giorni, diventa un attimino di troppo, ecco, diciamo così.